dona, agisci, partecipa, fai la differenza nella lotta comune del secolo. Fine notte. Bello. Abbiamo aggiunto un giorno a questo grande villaggio della salute che ci sarà al Circo Massimo da giovedì 17 fino a domenica 20, perché il senso di questa manifestazione è proprio quello di tenere alta l'attenzione su questo problema dei tumori del seno e più in generale della salute della donna, perché i tumori del seno restano il tumore più frequente nelle donne e sebbene sia una malattia altamente curabile, soprattutto se identificata in fase iniziale, si guarisce in oltre il 90% dei casi, purtroppo ci sono ancora 12.000 donne ogni anno solo in Italia che non riescono a vincere questa battaglia, e questa manifestazione vuole dare semplicemente un piccolo contributo ad azzerare questo numero. Questa è una battaglia che si vince al 90%, cioè prevenire fa la differenza fra la vita o la morte. Un tumore preso al seno all'inizio è solo una piccola seccatura, preso tardi è un problema molto grave, perciò è una battaglia che anche con Race for the Cure possono vincere tutte, perché economicamente se lo possono permettere. Mettere tutte, sono consulti gratuiti, quindi conviene indagare. Prevenzione, 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 prevenzione. L'Istituto di Medicina dello Sport oggi è molto cresciuto per supportare tutto questo, che serve onestamente non solo per il nostro mondo, ma in assoluto anche a livello di servizio e di funzione pubblica. Queste iniziative, in particolare per l'universo femminile, sono fondamentali. Poi c'è anche la testimonianza di una corsa, che in parte agonistica ma soprattutto è simbolica. Siamo felici che oramai ci siamo sposati, neanche fidanzati, visto che oramai il CONI è partner da sempre, si presenta sempre qui al Salone d'Onore. Sono orgoglioso di mettere a supporto il nostro mondo in un mese dove abbiamo tante iniziative sportive, ma questa in particolare ci teniamo.